Salve ragazzi, sono Patrinox e vi do il benvenuto a questo mio primo gameplay che voglio portare sul mio canale. E per questo vi chiedo il massimo supporto lasciando un bel like, un commento e se non vi siete iscritti al canale e vi interessa seguire questa serie vi invito ad iscrivervi. Vi dico anche che in descrizione troverete tutti i link per entrare a far parte delle mie reti sociali e entrare e parlare direttamente con me o con altri ragazzi di cui fanno parte la community e troverete anche i link per andare a visitare i canali di Zip65 e Sly86 con i quali sto collaborando in questo momento, scusate. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito questo primo gameplay. Vi ricordo che lo farò in difficoltà difficile, dato che tutti i pochi che lo stanno portando in Italia, vedo che lo stanno tutti facendo in modalità normale, io ve lo porto in difficoltà difficile. Quando ci saranno i filmati starò zitto, non dirò niente e giocheremo e ovviamente tornerò a parlare quando ci sarà il gameplay. Andiamo! Ok, perfetto, iniziamo. Già siamo proprio alle porte del castello di Hyrule e siamo proprio nella piana di Hyrule. Eccoci qua, l'armata di Hyrule sta combattendo i vari punti. Perfetto. Da dove sono spuntati tutti questi mostri? Boh, non saprei. Impa, trova Impa che sta combattendo contro l'orda di mostri. Ok, Impa, dove sei? Non posso salvare la principessa Z finché ci sono quelle rocce ad ostruirmi. Ok. Quel giovane è una recluta? Perfetto. Dai, vieni qua. Intanto iniziamo a liberare gli avamposti. Così arriveranno più soldati. Dai. Perfetto. Ok, la fata, grazie, io sono una fata, mi chiamo Proxy, e tu come ti chiami? Ma dai, ma picchia Link, ma che fai? Link, come interessante, e cosa vuoi proteggere? Hyrule dai demoni? Mi pare un'ottima idea, verrò con te, sono sicura che andremo d'accordo. Perfetto, l'orda misteriosa ha circondato Zelda.
che è da quella parte. Quindi dovrei andare di qua. No, di là è chiuso. Dobbiamo proteggere la principessa. Presto, Link. In paese sono qui con te. All'attacco. Ok, si è aperta la porta. Sconfiggendo i nemici, riempirà la tua barra della mossa speciale. Ok, premi X per effettuare la mossa speciale consumando un'intera barra. Ok. Vieni qua. Venite qua. Perfetto, vieni qua. Premi L per agganciare la visuale su un nemico nelle vicinanze. Quando la visuale è agganciata su un nemico, usa R per agganciare un altro nemico. Ok. Agganciare è molto utile quando un nemico abbassa la guardia o per schivare l'attacco di un mostro gigante. Cerca di tirarne vantaggio durante la battaglia. Ok. Dai. Vieni qua. Perfetto, dai. Dai. Intanto i nemici arriveranno a un punto debole. In quel momento apparirà un nemico, un indicatore del punto debole. Quando questo simbolo appare, attacca il nemico finché l'indicatore sparisce poco a poco. Quando l'indicatore è sparito, puoi effettuare un potente attacco dal punto debole. Ok, perfetto, prendi qua. Non ti darò tregua. Dai. Ecco, sconfiggi Volga, Volga si ritira. Perfetto. Ha avuto paura, come ha visto la Triforza. Perfetto. Ok, da qui adesso l'area del presidio difensivo è aperta. Quindi dobbiamo andare, continuare a dritto. Ma qua, andiamo qua, non c'è. Andiamo a aiutare il capitano Goron. Ecco, sto arrivando. Corri, Leak. Ecco, Lisalfos. No. Vieni qua. Vieni qua. Ma colpiscilo, Leak. Ma che fai? Perfetto. Perfetto. Benissimo. Perfetto, entriamo qua dentro, l'entrata alla caverna è aperta. Grazie mille Roach, in cambio dell'aiuto accetta questo regalo, perfetto. Ci sarà mai? Abbiamo trovato le bombe. Hai ottenuto delle bombe, lanciale contro i nemici per un effetto devastante, ottime per liberare la strada da grossi macigni. Ok. Chi mi ha dato questo delle giare magiche? Boh, raccogli giare magiche per ripristinare la tua barra della magia. Quando la barra della magia è piena, puoi lanciare un incantesimo. Ok. Premi ZR per utilizzare
per utilizzare gli oggetti equipaggiati, come ad esempio le bombe. Perfetto, ok. Con questo possiamo aprirci un varco tra le rocce per raggiungere la principessa. Infatti, distruggi le rocce e raggiungi Zelda. Qui c'è un altro scrigno. Usa per passare al controllo di un altro guerriero. A volte all'interno di uno scenario il numero di guerrieri selezionabili aumenta. Ok, perfetto, questa è la nuova modalità che hanno aggiunto, che non c'erano nelle altre versioni, che si può controllare un altro personaggio. Quindi andiamo, cambiamo la Zelda, eccoci qua con Zelda. Molto, è un'ottima scelta questa. Dai su, liberiamo questo avamposto. Perfetto, l'avamposto, questo è... Ma come osi toccarmi? Vieni qua. Perfetto, bella Zelda. Adesso dobbiamo andare ad aprire la porta di qua per permettere al Link di entrare. Andiamo. Andiamo ad aprire la porta. Dai su. Usiamo. Voglio usare la speciale, ecco che siete tutti qui, perfetto. Bellissimo. Vieni qua. Ok, il capo dell'avamposto è apparso, così lo possiamo liberare. Vieni qua. Perfetto. Si sono aperte le porte, adesso possiamo tornare al controllo di Link. Perfetto. Siamo tutti e tre qua adesso. Guarda Link, la principessa! Sì, lo so che è qui. Ma tu sei il giovane che ho visto allenarsi nel cortile. Sono comparsi dei rinforzi per l'orda misteriosa. Ok, andiamo. Il presidio centrale e il ponte sudore sono aperti. Ok, sono aperti, andiamo a liberare questo presidio. Vai Link, corri, corri Link. Conquistate il presidio centrale, quello a est, e poi chiudete le porte a nord. Ok, conquistiamo prima questo presidio. Dai, perfetto, bellissimo. Dai, dai Link, su. Se rubi un presidio al nemico, lo trasformerai in un presidio alleato, fermando il proliferare dei nemici. Sconfiggi i nemici nel presidio finché la barra del presidio non si svuota. Quando la barra del presidio sarà vuota, apparirà il capo presidio. Se riuscirai ad abbatterlo, il presidio sarà tuo. Perfetto. Dai, su. Dove sei? Ancora non è apparso. Ecco, c'è anche un Lizardfoss. No, vieni qua. Che vuoi fare, maledetto? Siete un po' troppi, mi sembra, adesso. Ah, gli influi la bomba. Ok, perfetto. Dai, su. Vieni qua. Vieni qua. Prendi. Mangi tutta. Ecco, perfetto. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, muori. Ecco. Non sconfitto. Ecco il capo del presidio. Vieni qua. Dove sei? Vieni qua. Dai. Perfetto. Ci sono 260 aracnule d'oro. Ci sono 260 aracnule d'oro sparse per il mondo. Sconfiggendole otterrai dei pezzi di un'immagine che una volta completata ti darà una ricompensa. Le aracnule d'oro appaiono durante le battaglie, se soddisfi alcune condizioni, nascondendosi nell'area contrassegnata dalla ragnatela della minimappa e scappano via dopo un po'. Nello schermo di selezione scenari puoi controllare il numero di aracnule d'oro nascoste nell'area di gioco.
Alcune appaiono solo se usi il personaggio e l'arma giusta. Ok, ragazzi. Quello che vi voglio dire è che ora delle aracne d'oro non ne prenderò nessuna perché farò dei video tutorial dove trovarle tutte queste aracne d'oro. Quindi nel gameplay non le vedrete qui. Farò dei video a parte. Abbiamo spinto il nemico a nord, ora ci serve l'aiuto della fata radiosa. Ok. La fata radiosa, andiamo dalla fata, andiamo di qua. Ok, inizia la missione, ha sconfitto 1000 nemici, perfetto. Già che ci sono, libererò questo avamposto che è qua. Vieni qua. Accidenti, capitano è nei guai. Capitano di Hyrule, proprio quello che è vicino al castello. Andiamo a salvarlo. Che si può rischiare di perdere anche la partita se entrano dentro. Ok, perfetto, venite qua. Toh, prendete. Vieni qua. Perfetto. Dato che lo sto facendo in difficoltà difficile, ovviamente sono un po' più tosterelli da sconfiggere. Il castello di Hyrule è più debole a nord. Attacchiamo da quella parte. Perfetto, qui l'abbiamo salvato. Appaiono gli Isalfos. Dove? Qui non ce n'è nessuno, non ne vedo nemmeno qualcuno. Ok, andiamo a prendere la fata. Adesso sì, diciamoci dalla fata. Blocchiamo la porta a nord per fermare. Ok, non ho fatto tempo a leggere. Ci penso io. Ok, Impa, tu vai a nord. Ora puoi controllare Impa. Sì, però adesso devo liberare la fata qua. Perfetto. Ecco, Impa se è andato a nord, però effettivamente potrei anche. Dai, su. Perfetto. Cambiamo a Impa, andiamo a nord. In che zona devono raggiungere la torre? La fata, ok. Hanno raggiunto la fonte della fata. Adesso lo so che l'aracnula è fuggita perché non la voglio prendere. Vieni qua, lì la fonte. Dai, perfetto. Grande Impa. Sì, lo sto per sconfiggere. Vieni qua. Cuore, cuore. Sì, sono qui con te. Goron, capitano Goron, sono qui con te. Non mi dire che hai bisogno di aiuto. Perfetto, muori. Benissimo. Aiutiamo, entriamo dentro il cerchio del capitano Goron. Perfetto, gli darà salute. Perfetto. Ok, abbiamo sconfitto il nemico, ora se giriamo il checkpoint roccioso. Perfetto. Ok, la porta l'hanno chiusa. Forza, uniamo i nostri cuori nell'invocazione della fata radiosa. Ok, torniamo da Link. Dove sei? Eccoti qua, Link. Dai, su. Dammi la fata. E deve entrare anche Zelda? No, io mi ricordi, no. Io sono già qui. Ah, eccola qua. Ok, Zelda ha abbandonato il campo di battaglia. Ok, perfetto. Non posso perdere proprio adesso. Andiamo a aiutare Impa. Hai sconfitto molti nemici con il cerchio magico. Ok. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo decimato i nemici. Perfetto, Impa. Missione completata. L'armata di Hyrule attacca l'orda misteriosa e si esalta. Le armate hanno un livello di morale, quando il morale è alto le truppe brillano e diventano più forti, quando è basso le truppe sono più deboli e più sicure. No, più scure che sicure, scusate.
Bene, ora passiamo al contrattacco. Link, vieni qua. Il divertimento comincia adesso. Vieni fuori, Megadodongo. Puro stile Monster Hunter. Andiamo. Dove sei, Megalodongo? Vieni da là, ok, entrerà da là, quindi da qua lo prendo. Megalodongo va verso l'area del castello centrale, ok. Cos'è quel bestione? Sconfiggi il Megalodongo, le condizioni di vittoria sono cambiate. Vieni qua. I mostri giganti hanno molta più energia e potenza d'attacco dei nemici normali. Trova un oggetto efficace contro di loro e prova a colpirli. Ok. Girati. No. No. Ecco, mi ha preso. No, mangiati le bombe. Proprio come un'ocarina che si deve mangiare. Dai. Su. Si deve mangiare le bombe per farlo cadere. No. No. Maria Presidia centrale rischia di cadere, sì, lo so. To, le bombe. Perfetto, mangiate anche quella. Vieni qua. Perfetto. Dai. Perfetto. Abbiamo tolto un poco di vita. No, no, mi ha partita la mossa speciale, quello che non doveva fare Link. Dai, ecco, abbiamo perso il presidio centrale. Dai, dai, perfetto, dai, colpisci ancora. Dai, oh, quasi. Ecco, adesso inizierà a camminare. Sto. Dai, su. Fammi uscire. Dai, vieni qua. Apri la boccuccia. Apri la bocca. Dai. Aprila. Ah, te la sei mangiata, hai visto? Perfetto. Dai. Perfetto, Link. Dai. Bisogna ripeterlo per la terza volta e lo sconfiggeremo. Dai, perfetto. Dai. 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 Apri la bocca, apri la bocca. Vieni qua. Maledetto. No, dove sono? Ah, c'era la recinzione che non mi faceva passare. Dai. Dai, che sei quasi morto. Prendiamoci un po' di cuore così ci curiamo. Dai, vieni qua, Mega Dodonga. Che Dodonga? Dodongo. Mega Dodongo, eh? No. No. Ecco, mi ha preso uguale. No. Adesso sei morto, sei morto, sei morto. Sei morto. Perfetto, muori. Benissimo. Perfetto, missione compiuta. Megalodonga ha perso. Siete stati grandi, avete tenuto duro. Perfetto, la missione dovrebbe essere completata. Come
Comandante Impa, è terribile. Il nemico ha conquistato il castello con la magia. Cosa? Quel mostro serviva a distrarci. E dov'è la principessa Zelda? Sta bene? Non sappiamo dove si trovi. Ecco. Cosa? The Triforce is the harmonious union of power, wisdom, and courage. It has been the object of countless battles between the forces of light and darkness. Each time the Triforce fell into the clutches of evil, Hyrule was plunged into misery. But in every age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. During one of these dark times, the legendary hero split the spirit of evil into four fragments, sealing each away to finally break the cycle of destruction. Three of the fragments were scattered across time and space. The final fragment was sealed in a sacred temple built upon holy ground, imprisoned by the blade of evil's bane. Perfetto. Abbiamo completato, ragazzi, ci abbiamo messo 15 minuti. Abbiamo sconfitto 2042 nemici e abbiamo ottenuto un totale di 3292 rupie. Perfetto. No, 11.195 rupie. Scusate. Ha raccolto un po' di rupie, puoi spendere nelle varie aree del bazar. Ok. Ecco le spade che abbiamo trovato, spada cavaliere, spada cavaliere, spada cavaliere, spada cavaliere, perfetto. I materiali che da lì a poco vedremo a cosa ci servono. E si sono sbloccate, è sbloccato modalità libera, modalità avventura, modalità sfida e la galleria, ok. Link ha ricevuto un nuovo costume, stile Breath of the Wild, perfetto. Zelda ha ricevuto un nuovo costume, stile Breath of the Wild. Abbiamo ottenuto una medaglia anche, uno contro tutti, ha sconfitto almeno 1000 nemici in una battaglia. Un'altra nuova medaglia, torture indicibili, ha sconfitto 100 nemici con le mosse speciali in una battaglia. Perfetto. Ok, ragazzi. Già, siamo arrivati alla fine di questo primo gameplay. Continueremo la nostra avventura che sarà nel vulcano di Holdin. Grazie per essere rimasti fino alla fine di questo video, a tutti voi vi manda un saluto Patrinox e vi invito come sempre a lasciare un bel like, un commento e se non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad andare in descrizione dove troverete tutti i link per entrare nei miei social e i link per andare ai canali di Zippy65 e Sly86 con i quali sto collaborando in questo momento, ragazzi. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Adios!